primo Palermo della stagione in campionato al Braglia. C'è da soffrire già al 12° minuto sull'incursione di Mazzarani, che porta il Modena di Novellino vicinissimo all'1-0. Siamo a metà del primo tempo, ci prova Lafferty, ma il destro del nordirlandese finisce tra le mani di Sorrentino. È un primo tempo abbastanza bloccato, anche se le cose migliori riesce a farle vedere proprio il Modena di Novellino. Soffre il Modena, sbuffo in panchina Rino Gattuso, la traversa qui di Mazzarani dopo la deviazione di Sorrentino. E poi ancora in difficoltà la difesa dei rosanero. Al 45esimo, su un calcio d'angolo contestato dal Modena, il Palermo però trova il gol del vantaggio con il colpo di testa vincente proprio dell'ex Sinisa Andjelković. Molte contestazioni, ma è 1-0 Palermo. Inizio di secondo tempo, subito Babacar a creare un po' di scompiglio dentro l'area di rigore della squadra siciliana. Destro del senegalese finisce però al lato al 10° minuto. Ancora Mazzarani, grande botta e altra traversa. Sfortunato il Modena, sfortunato il suo numero 10, in assoluto il migliore della partita. Poi su questa prima conclusione da parte di Rizzo trova il sinistro, ma non la porta Babacar. Al 22esimo entra Surraco, sarà la mossa vincente per Novellino. Insiste ancora infatti il Modena e al 41esimo la testa vincente, questa volta è dell'uruguaiano Surraco, segna il gol dell'1-1. Alla fine di una rincorsa il Modena trova un pareggio meritato.